Esaminiamo con attenzione la dinamica del crollo che qui si vede iniziare. Siamo ai piedi del ponte, del pilone. Vediamo le due gambe del pilone, la prima e la seconda. La zona è chiaramente individuata perché c'è un grande spazio e in fondo si vedono le prime tettoie che si trovano dall'altra parte, verso mare. Non è una visione molto scorciata, per cui la prima parte che è crollata non si è vista perché è troppo fuori asse. Si vede soltanto il crollo della parte sostenuta dagli stralli. Vedete? Ma si vede come il movimento della caduta si verifica proprio nell'ordine che va dalla sinistra verso la destra. Infatti potete notare come arriva il polverone dall'alto, perché quella caduta prosegue verso destra e coinvolge la zona poi di destra. La vedete ordinata. Ma fate attenzione, la caduta è in due tempi. Ora io ve li mostro. Il primo è questo. Ora, subito dopo, c'è una caduta verso sinistra. Eccola. Ve la faccio vedere di nuovo mentre c'è. Eccola. Quella caduta verso sinistra riguarda uno strallo caduto. Prima c'è il corpo, poi lo strallo che cade verso l'esterno, verso sinistra. Vedete? Il movimento è chiaro. La propagazione comincia a sinistra e poi prosegue a destra. E la prima parte caduta è esattamente quella di sinistra, con questo andamento di caduta che rivela di avere la carreggiata stradale. Non si vede invece la parte ancora più a sinistra, dove ha avuto origine, secondo tutto questo andamento, il crollo, e che riguarda quella passerella sospesa tra questo elemento e quello che non è crollato ed è rimasto in piedi. Questo non lo possiamo vedere perché è fuori campo. Infatti vediamo soltanto l'abbassarsi del ponte, quella parte sostenuta dallo strallo, che vediamo cadere. Eccolo che cade verso sinistra, mentre il ponte seguita a cadere verso destra.